E ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati ancora una volta nel canale del vostro amico 7 De Coppe. Dai, un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non sei iscritto al canale, dimmi di iscriverti al canale qua, pollicione in alto, e partiamo subito. Sta succedendo, è tutto vero. Allora, ragazzi, prima di tutto mi scuso se c'è un eco tremendo, non ho portato le cuffie e sto per traslocare dal mio ufficio, traslocare, traslocare. Oggi andiamo a parlare della situazione del gruppo Friedkin per quanto riguarda l'Everton. Vedremo che riscontri avrà sul mercato. Vi dico quello che mi è stato riportato, ragazzi, poi volevo parlarvi di determinate notizie. Volevo parlarvi di Ismaël Koné, già ve l'avevo dato in anticipo tempo fa. Vi dico com'è la situazione anche per quanto riguarda David, stessa agenzia, e poi una bella bomba sotto assette di mercato. Estate sintonizzate. Allora ragazzi, eccoci tornati ancora una volta con un video quotidiano, il video quotidiano. Mi raccomando sempre, non fate guardoni, iscrivetevi al canale, è gratis, basta cliccare, attivate la campanella per tutte le notifiche e gli aggiornamenti, perché durante il mercato non so quando posterò i video, ragazzi, quindi è meglio che cliccate la campanella, così almeno vi arriva la notifica e sarete sempre aggiornati. E non dimenticate di seguirmi su Instagram 7 De Coppe e su Twitter 7 De Coppe, dove mi rimane molto più facile ovviamente riportare le notizie sempre in tempo reale. Diciamo, se non ho tempo di farvi il video, vi riporto le notizie là, può capitare durante la giornata. Comunque sia, volevo parlarvi di questa cosa qua. Volevo parlarvi del gruppo Friedkin e quello che sta succedendo. Vedo molti sguardi perplessi, almeno da quello che si legge in giro, dai commenti. Ragazzi, non c'è niente da preoccuparsi, almeno dalle news che mi arrivano, veramente non c'è niente da preoccuparsi. Molti hanno detto fanno bene a vendere l'Everton. Non so chi riporta queste cose qua, ma sono sensazioni, sono opinioni, non sono news. La news è che Friedkin per ora nel business plan non hanno in mente di vendere la Roma. Scusate, la Roma volevo dire. Non hanno in mente di vendere la Roma, questo è quello che mi fanno sapere. Hanno creato questa sinergia e se ne creeranno anche altre, perché l'Everton è la prima delle altre squadre che acquisiranno. Vedremo se poi ci sarà in un'altra nazione, magari in Belgio, no, in Francia hanno già il CAN, vediamo anche fuori dall'Europa. Per quanto riguarda anche una crescita del loro business, ma quello che mi è arrivato a me e quello che vi vado a dire, se vogliamo parlare di mercato, perché qui il format è di mercato, non solo la Roma, esclusivamente la Roma, perché ovviamente siamo tifosi della Roma, pure io sono tifoso della Roma e vogliamo il bene della squadra. Ecco, vi dico quello che mi è arrivato, ragazzi. Dan Friedkin vuole che Everton e Roma lavorino insieme, concentrandosi sui giocatori del settore giovanile. Anche questo, no, non solo questo, ma anche questo. La loro idea è che Everton e Roma scambino i giovani e facciano loro acquisire più esperienza giocando all'estero. Quindi c'è un cambio di filosofia sul mercato. Se prima la Roma andava su giocatori magari già fatti, mettiamo maturi sportivamente, adesso la Roma punta ad investire. Anche questa è una notizia mia, perché l'ho riportata precedentemente quando vi parlavo degli investimenti sui cartellini, a investire sui giocatori giovani. E non solo, non è che investono solo su giocatori giovani e facciamo una squadra di under 21, no, non funziona così, ma investire su giocatori giovani che fanno crescere il brand Roma. Prima si faceva così, quando c'era Pallotta, o magari qualcuno ancora oggi ne sta parlando, tocca puntare sui giovani, così almeno famo le plusvalenze. No, ragazzi, non è proprio esattamente così. È proprio quello che stanno cercando di fare Friedkin, cambiare filosofia di mercato, cercare di
fare un altro tipo di progetto, questo già lo sapevamo, in modo che con i giocatori che magari nel tempo acquisiranno più esperienza avranno un palcoscenico più importante anche a livello europeo e si possono fare ovviamente arrivare a conclusioni dove la Roma diventerà un club veramente importante da questo punto di vista. Quindi diciamo sono degli investimenti mirati. E questo poi è da vedere a seconda ovviamente di chi lavorerà alla Roma, tra Ghisolfi, Lasulu e tutti questi, vedete, stanno tagliando tanti giocatori, ragazzi. Spinazzola via, Smalling via, sarà il prossimo. Ieri è uscita quella di Karsdorp, via, ragazzi. Karsdorp, cioè, io vi ripeto, c'è cioè, sia il Southampton, discorsi interni, stanno almeno da quello che mi hanno fatto sapere a me, stanno pensando a un'offerta da 3 milioni e mezzo ancora non recapitata alla Roma, in più le K-Atene, questa è vera, dalla Grecia. Tutte e due, ragazzi. Southampton e K-Atene. Altri giocatori andranno via. Vi ho fatto i video gli altri giorni dove vi ho raccontato come andrà a tagliare il gruppo Friedkin almeno 60 milioni di monte ingaggi lordi, sempre calcolando all'ordo, e quei soldi possono essere reinvestiti, sempre ovviamente avendo anche una percezione del fatto che bisogna abbassare il monte ingaggi per un tetto massimo che non vada a superare 90 milioni, diciamo 10-15%, almeno questo è quello che mi fanno sapere adesso. E comunque sia, continuiamo ad andare avanti. Cosa si può venire a creare con l'Everton? Non è che la Roma compra giocatori giovani e li manda all'Everton, oppure l'Everton compra giocatori e ce li gira, oppure ci mandano Brand White o tutti questi. No, in pratica quello che si potrebbe venire a creare è il fatto che, siccome la Roma fino al 2027 ancora sta sotto il Settlement Agreement e quindi non ha libertà di spesa, perché la libertà di spesa l'abbiamo vista, la potenza economica dei Friedkin, quella del primo anno di Mourinho, spesi tutti quei soldi sul mercato, quasi 100 milioni, l'abbiamo spesi male perché avevamo vinto quello che volete, però la volontà c'è, la voglia c'è di fare. E questo mi basta, ragazzi, anche perché siamo stati abituati che in pratica prima non si faceva niente. Non è solo questo il fatto è che ovviamente si parla di investimenti, si parla anche di prestiti con obbligo di riscatto. Ho detto questa modalità quest'anno verrà applicata, l'anno scorso non potevamo farlo, prestiti con obbligo di riscatto. E parlando di mercato, ragazzi, io vi posso dire, perché il nome che è stato fatto ieri e quello che vi ho raccontato ieri è quello di Minté, e l'Everton sta contrattando questo giocatore esterno d'attacco, mi dicono molto bravo, 19 anni, arriva dal Newcastle. Vi ricordo che il Newcastle è sotto il fondo PIF, ovvero quello dell'Arabia Saudita, a Bin Al Salman, che ci sta anche sponsorizzando. E magari non è detto che va là. Io adesso non voglio fare voli pintari, ci bisogna aspettare, ma ci potrebbe essere l'opportunità che magari con un prestito ce lo gireranno a noi. Perché? Perché la Roma quella spesa per determinati giocatori non è che non vuole farla, non può farla, perché siamo sotto la lente di ingrandimento della UEFA. E molti mi chiedono: ma si può fare questa cosa tra due squadre? Se Friedkin fanno parte dell'ECA, mi sembra che abbiano anche in mente il regolamento della UEFA, altrimenti non farebbero parte dell'ECA. Quindi sì, si può fare, a patto che le due squadre non stiano nella stessa competizione di coppe europee. E siccome l'Everton non c'è e la Roma non c'è, ecco qua che queste cose si potrebbero fare. Dico si potrebbero, uso il condizionale perché ancora non è successo niente, ma questa è la news, questo è quello che mi è stato riportato, e da quello che ho capito ci possiamo aspettare una cosa del genere. Quindi occhio a Minté, ragazzi. Poi per parlarvi di mercato, ieri è uscito il nome di Coné, per chi mi seguiva già ve lo avevo annunciato, e quello che vi posso dire è che Ghisolfi, come vi ho detto gli altri giorni, è rimasto d'accordo con l'agenzia di David e Coné, perché è la stessa agenzia, di ascoltarsi, di risentirsi dopo la Coppa America, perché entrambi i giocatori giocano in Canada con la nazionale canadese. A che punto siamo arrivati per quanto riguarda questa situazione? Già ci sono stati contatti precedentemente. Ghisolfi sta spingendo per tutte e due, però mi fanno sapere che David la richiesta è molto elevata, si parla di 6 milioni di ingaggio. Questo è quello che mi hanno detto, e tra l'altro ieri il Chelsea è entrato prepotentemente sull'attaccante
Io questo non lo vado a escludere, ragazzi, perché non ho detto che la Roma sicuramente farà David, ma è un nome dove Kisolfi ci sta lavorando. Vediamo se abbassa le pretese, però abbiamo di mezzo il Chelsea, che adesso ha un po' la mente altrove perché stanno pensando anche a William, se dobbiamo lavorare sui fianchi là, magari approfittare della distrazione del Chelsea che stanno lavorando sulla clausola rescissoria di Nico Williams e magari approfittarne per quanto riguarda David se veramente ci sono andati. A me fanno sapere che ci sono andati. E invece per dire qualcosa su Ismaël Koné, ragazzi, il giocatore ha già dato l'apertura per venire alla Roma, questo ve lo posso assicurare, ve l'ho raccontato già negli altri video, appena che è stato parlato, è stato fatto il nome della Roma, quello che mi hanno fatto sapere è che al ragazzo gli sono brillati gli occhi, quindi il ragazzo verrà di corsa alla Roma se è per lui, ma quello che ovviamente è un ostacolo da superare è l'ostacolo del Watford, che anche quest'anno non si è qualificato in Premier League. Hanno fatto questo bel investimento con questo giocatore canadese e parliamo di un centrocampista, ragazzi. Quindi vedremo che tipo di offerta la Roma farà per questo giocatore. Sicuramente la faremo, ci proveremo. E io, prima di questi nomi che stanno uscendo adesso, ragazzi, vi ho dato tre nomi che la Roma dovrebbe andare a puntare sul mercato. Il primo era Thuram, che oggi ne ha parlato pure il romanista, ne abbiamo parlato ieri, ma la Juve ha già avuto due contatti con Thuram. Il secondo era Fofana e il terzo era Ismaël Koné. Questi sono tutte e tre occasionissime di mercato dove la Roma non se ne può far scappare assolutamente. Quindi è giusto che la Roma ci provi ed è giusto che la Roma vada fino in fondo su uno di questi tre giocatori. Per il momento Koné è quello più attendibile. Per quanto riguarda Sergio Gomez, la pista è concreta, il terzino sinistro. Non è tanto questa la notizia, ma il fatto che ovviamente stiamo cercando un altro terzino su cui investire e non è sicuro che Angelino sarà titolare. Molti dicono che Angelino è titolare. Sergio Gomez, spagnolo, terzino in uscita dal Manchester City. Stasera ne parleremo in maniera più approfondita nella live sul canale qua 7 da Coppe. Ragazzi, poi per quanto riguarda Karsdorp, ve l'ho detto che è in uscita. Per quanto riguarda il nome che vedete col punto interrogativo, vado stasera, bomba sotto al 7 in live, entrate e parliamo di questo nome. Ragazzi, che mi è arrivato qualcosina e De Rossi ha cominciato a far girare, ad ingranare un po' qualche rotellina, gli ingranaggi. Vediamo quello che succede, ragazzi. Vediamo un po', stiamo calmi, veramente a luglio il mercato si sbloccherà, ci sono delle uscite da fare e questa è la situazione per ora. Vi tengo sempre aggiornati, vi aspetto questa sera per una live, ore 21, 21:30 qui sul canale 7 da Coppe, iscrivetevi al canale, portate tanti amici, condividete, portate like, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, commentino sotto, iscrizione al canale, fatemi sapere la vostra opinione circa queste notizie, attivare la campanella come sempre per tutte le notifiche e gli aggiornamenti e ricordatevi che io non posso sapere tutto, 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 ma manco niente, niente, niente. Un saluto a tutti i ragazzi, citare sempre la fuente e forza Roma. Buona giornata e dai, ciao.